Sarebbe anche una soddisfazione se ci fossero anche due poltroncine e Andrea venisse qui con una parrucchetta. Non so, me l'ha portata una parrucchetta. Potessimo fare Montezemolo, per esempio. Questo sarebbe una soddisfazione. Grazie. Buonasera, Presidente Montezemolo. Buonasera. Che piacere. Buonasera, vedere. Signor intanto. Giletti. No, come va? No. Buonasera, no, buonasera no, no. A lei, no, no. A tutti gli ospiti dell'arena di Giletti. No, 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 non sono Giletti, non sono Giletti, questa è la 7 e siamo sulla 7. Ma infatti Giletti. Notavo l'occhietto un po' più vispo. Ma bravo, no, complimenti. No, no, lasci stare. Sa, questa cosa mi rincuora, beh, mi scusi. Sono contento, sì, sì, prego. Ludovica, se potesse non telefonare. Amore mio, ciao, guarda, sì. Che avevo ragione io, non è Giletti. Vabbè. Guarda l'occhietto, stato... potete fare un primo piano per vedere l'occhietto? No, 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 guarda. Non è quello spento che c'ha Giletti. Sì, ma lasci stare, sì. Possiamo parlare. Sì. Ecco, allora, scusa, amore mio, scusami. Ecco, sì. Va bene, senta. A parte la Ferrari, no? Lei è praticamente sparito. Con la politica cosa ha fatto? Ha chiuso definitivamente? No, 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 no. Guardi, no. Adesso non è sì. Tanto la stagione? Se spuntasse ancora qualche weekend di sole, magari ci si potrebbe anche scendere un attimino in no, politica. No, ma guardi che non è un passatempo la politica, eh? Non è che... Ma mi scusi, scende in politica? Non sì. È una di quelle domande tipo, Luca scende in spiaggia? No, 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 Luca scende Luca, che fai? Scendi in politica? No, no, oggi no, ragazzi, resto in terrazza, no, ci no, sentiamo per no, pranzo. No. Forse lei la vive... Io la vivevo un po' così. Ho capito, no, no, vabbè, ma ho sbagliato io a chiedere di politica, senta... Parliamo invece di Ferrari, perché abbiamo letto sì. Che la Ferrari ha segnato degli ottimi risultati, ha aumentato il fatturato. Allora, visto che lei è così bravo, che ricetta può suggerire per rilanciare l'economia? Visto che è un guardi, momento... Serve un grande progetto per il turismo. Vero, verissimo, verissimo. E verissimo. Per questa economia che ha proprio è vero. Perso di vista il futuro dei nostri figli. Sì. Bisogna dare spirito. Sì. Non sì. Si devono fare più discorsi anti-figli, ma post-figli. Bisognerebbe, guardi, davvero fare qualcosa per questo paese, no, sì, non ci stancheremo mai di dirlo. Esatto, ma se ci dice e proprio cosa, per questo ci siamo visti tutti a Monte Rosa, bisognerebbe fare qualcosa. Bellissimo convegno, immagino. C'eravamo io, sì? Emma Giorgetto e Peppa Pig. No, aspetta, no, un attimo, Peppa Pig... Ma lei l'ha mai visto Peppa Pig? Sì, beh, è un cartone. Ma lei lo sa che quando... Fa Peppa Pig per quanto fa Peppa Pig per il futuro dei nostri figli. Vabbè, ma è un cartone, lo guarda. Insegna il senso della famiglia, sì, della speranza. Sì, e io cartone... ogni tanto, in qualche puntatina, sì. Vedo anche qualche barlume di volano dell'economia. Dentro Peppa Pig. Vabbè, però senta, in concreto che e cosa... proprio a Rovereto, sì, ma in concreto cosa... Ne avete fatto un altro, abbiamo sì. Capito qual è la ricetta per far ripartire l'economia. Oh, bene, se ce la dice, ci dica qual è... Guardi, a volte le cose più rivoluzionarie sono anche quelle più semplici guarda, che abbiamo davanti agli occhi. È verissimo, è verissimo. E noi abbiamo capito che bisogna volerci bene, guardi. Volerci bene. Prenda la Ferrari, un grande esempio di eccellenza italiana, di passione, di professionalità. È vero. E proprio nel nostro paese, guardi, viene così bistrattata. No, questa non l'ho capita. La nostra Ferrari viene bistrattata. Viene bistrattata in Italia la Ferrari? Non capisco, non mi sembra. Guardi, io lo dico con ramarico, dico una cosa forte e ne me ne scuso. No, no, certe volte bisogna anzi. Però dare una scrollatina. Sì, vabbè. Perché se non ce lo diciamo tra di noi, no, se lei va nei parcheggi, nelle fabbriche, lei non vede nemmeno una Ferrari. Vabbè, è ovvio. E poi ci lamentiamo che le cose vanno male in Italia. Ma come fa a esserci nel... Ok, noi facciamo la nostra parte ma... costruendola e voi fate la vostra, ma compratela. Guardi, no, aspetti, aspetti, gli operai non ce l'hanno una Ferrari. E allora evidentemente non siamo riusciti a incontrare i loro gusti, questo ci dispiace. No, no. Perché no, vorrei che la Ferrari fosse la macchina di tutti. Ma non sono un fatto di gusti, ma cara. Se loro preferiscono comprare Porsche, ma affari loro. Ma non è un fatto di gusti. Non aiutano il nostro paese, aiutano i tedeschi e qui c'è necessità di spirito. Ma non è una questione di gusti, gli operai come fanno a comprarsi una Ferrari? Ha ragione, guardi, è una questione di mentalità. Ma no, deve cambiare la mentalità di questo paese. No, non ce la guardi, fa. C'è tanta fame di Italia nel mondo. Questo è vero. Lei non immagina quante verissimo. Volte passeggiando per le strade del mondo io mi imbatto in persona col cartello con la scritta I'm angry, I'm very angry, e cioè ho fame, ho tanta fame. Cioè... Fame di Made in Italy, di fame d'Italia. No, sì. No, 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 se hanno un cartello non è fame d'Italia, credo. Io sa, quando vedo questi cartelli di gente così, io vedo questo cartello di fame d'Italia e le faccio un cadeau, estraggo dalla tasca, mi avvicino, sfilo il bigliettino da visita e sussurro, venga a trovarci in concessionaria, sfameremo la sua voglia di Made in Italy. Ma no, ma cosa dici?
Quella è gente che ha fame davvero perché non mangia, se ha il cartello, perché non mangia, non è fame di... In che senso, scusi? Ma no, è nel senso che non... Mi spieghi questa cosa? Ma sì. non mangiano, non hanno proprio niente da mangiare. Ma cosa sta dicendo? Ma che sciocchezza dice questa sera? Ma è ovvio, se c'è un cartello con ho fame, non è fame d'Italia. Ernesto, telefoni. Tu lo sapevi che quelli col cartello hanno fame? Ma glielo devi no, non dire. Hanno fame d'Italia, hanno fame di mangiare. Ma lo saprai. No, ma... non come la figlia della Giugi, lei fa la dieta Duca. No, ma guardi no. Che è fuori strada. Come dici, cioè, aspetta che chiedo, ma scusi, lei per fame cosa intende? Quel tipo di buca allo stomaco che ti viene prima del catering? No, quando facciamo vedere le slide? No, è proprio una fame... No, è proprio... Ernesto, mi sa che siamo fuori strada, ma sai. Sì, ma tanto. Ti richiamo. Scusi, ma... Ma allora, sì. Quando dicono che c'è il problema della fame nel mondo, si tratta di questo. Ma certo, non hanno da mangiare, cioè... Mi fa venire il cuore piccolo. Ma dovrebbe saperlo, però, ma allora, perché voleva scusi, governare il paese. A cosa serve mandare ogni mese una Ferrari nel terzo mondo? A niente, se l'ha fatto non serve a niente, non... Giulia Sofia, ma ferma tutto! Ma sì. No, il Mozambico non vogliono le Ferrari, certo. Manca altro. Non lo so che cosa aspetta che chiedo, di cosa non bisogno secondo lei. Ma non lo so, guardi, di pane. Pane, giusto. Pane. Giulia Sofia, baghettata, fai una baghettata sul pane. Non hanno bisogno della baghettata. Manda pane, hai capito, ecco, Giulia pane. Sofia. No. Giulia, Luciano? Aia, no, non era Giulia Sofia. Non era Giulia Sofia. Era Luciano. Aia. Era Luciano. Era Luciano della Ferrari, ho mandato 3.000 baguette ai test di Marnello. No, però, ma perché lei telefona mentre Giorgetto, parliamo? Giorgetto, mi ridisegni la baguette in modo che Alonso ci possa entrare, per favore. No, vabbè, ma... Guarda, fammele senza Monica, dai, non ti devo dire tutto io, Giorgetto. Ma non dirmi niente, lo vede come vivo io? Ma infatti... Io vivo in una bolla, certe informazioni non arrivano mai nel mio ufficio. Ma dovrebbero arrivare, soprattutto... Come posso aiutare la gente in queste condizioni? Vabbè, senza arrivare a questioni come la fame, il terzo mondo, potrebbe occuparsi di cose minori ma importanti, come per esempio le fabbriche in Italia, no? Cioè... La Ferrari è una fabbrica italiana. No, ma non la Ferrari, io parlavo di aziende in difficoltà. Beh, guardi che io ho anche l'Unicredit, No, ma l'Unicredit non è un'azienda in crisi. Ma non è un chiaro esempio di azienda in crisi? Ma no, l'Unicredit no. Beh, guardi, le generali no, sono in crisi. Io mi riferisco a delle piccole e medie aziende che nel nostro paese stanno tutte chiudendo. Mi faccia controllare. Purtroppo ne chiudono. Sono quasi chiudendo. Sono quasi le 10. Beh, mi sembra normale, no? Aspetta, no, ma un attimo, in che senso? Beh. No, ma non può essere. A una certa ora anche i nostri stabilimenti Ma no. Alle 19 chiudiamo, andiamo tutti a cena. Non pensi questo... che io già alle 5 ho sul giaccone. Ho capito, ma io queste chiudono e basta, non riapro. Ma come fanno a produrre, scusi? Ma non producono, chiudono per la crisi, non... Che faccio, mando pane? Ma no, guardi. Deve avere una soluzione lei. Lei voleva addirittura... Cosa posso fare nel mio piccolo? Non lo so. Più di vendere Made in Italy nel mondo. Ma me lo dica lei, io sono sua disposizione. Ma non posso dirglielo io, non sono io che devo dirglielo. Ma non si sottovaluti, guardi che lei è molto preparato. L'ha mai visto Giletti? Vuole diventare ambasciatore del Made in Italy nel mondo? Non voglio. Lo prenda come un cadeau. Ma non lo voglio. Che fa al suo paese. Ma non sono capace, la no. Guglielmo, ciao, qui un giornalista bravissimo. Vorrei farlo diventare ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Ma non sono capace. C'è qualche possibilità? No. Cosa ci è rimasto? Aiuto. Ottimo! Cosa? Pane! Aia. È rimasto pane! Andrea Zalone!